Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di FIFA Ultimate Team. No ragazzi, non siamo su FIFA Ultimate Team, siamo su FIFA per gli anticipi di Champions League, ovvero abbiamo fatto giocare Borussia Dortmund contro il Napoli dal computer con modalità, mi sembra esperto, perché leggenda o le altre modalità erano troppo alte e veniva sempre un pareggio, oppure veniva sempre non un pareggio tipo 1-1 ma proprio 0-0, e quindi diciamo che per dare più spettacolo, più visibilità anche al video, se no venivano 2 minuti di video, ho messo esperto. Abbiamo come formazione un 4-2-3-1 dalla una parte, col Borussia Dortmund che ha Aubameyang, insomma dopo parliamo anche del mercato estivo fatto dalle due squadre, e un 4-2-3-1 dall'altra. Tutto è pronto ragazzi, partiamo subito, vediamo un po' come se la caverà il Napoli in trasferta, che ultimamente non sta andando molto bene in campionato. Abbiamo visto la sconfitta contro il Napoli proprio ieri, contro il Parma proprio ieri, e parte subito il Napoli, si cerca di rendere molto offensivo Inter, grande tiro di sinistro ma il portiere la deve, va in calcio d'angolo, sarà corner, batte Lorenzo Insigne, attenzione, attenzione, Hamsik di testa e la mette dentro, scavalca il portiere, grandissimo gol di Marek Hamsik che porta il Napoli in vantaggio subito all'ottavo. Vediamo adesso come reagirà il Borussia Dortmund a questo gol fatto da Marek Hamsik. Blaszczykowski va sulla fascia destra, attenzione, Blaszczykowski non trova lo spazio libero, Blaszczykowski può tentare il cross, invece serve a Aubameyang, Aubameyang prova il cross, Lewandowski di testa! Buonissimo gol anche per il Borussia Dortmund, un altro gol di testa, 23esimo minuto, il Borussia reagisce subito. Vedremo una squadra, secondo me anche la partita reale sarà veramente combattutissima, non vedo l'ora di assistere a questo spettacolo. E vediamo un po' adesso il Borussia Dortmund, sempre molte lotte tra il centrocampo, tra il Borussia e il Napoli, ma adesso vediamo un po' Royce che prova il tiro ma viene deviato, però la palla resta comunque al Borussia. Ci riprova Royce, che occasione, che grandissima occasione sbagliata. Attenzione, adesso abbiamo Higuain con la palla, può tentare di... niente, la perde. Quindi ragazzi, veramente moltissimi combattimenti a centrocampo, nessuna novità per ora, finisce il primo tempo 1-1, decidono Marek Hamsik all'ottavo minuto e Lewandowski al 23esimo. Adesso vediamo un po' le statistiche e vedremo se la partita nel secondo tempo si riesce a sbloccare. Questi qua sono gli highlights, ovvero le azioni salienti del primo tempo. Vediamo il grandissimo gol, questo qua, niente veramente da dire. All'ottavo minuto di Marek Hamsik, invece questo qua, quello di Lewandowski, al 23esimo. E ci dovrebbe essere anche l'azione appunto di Royce, che è stata grandissima. Bastava fare un tiro a giro, angolarla un po' di più e la palla sarebbe entrata. 8 tiri contro 2, ma molti sono stati fuori dalla porta. 4 tiri in porta contro uno solo del Napoli, ma ragazzi il calcio è strano, quindi sono in pareggio, abbiamo una parità, 50% della precisione del tiro, 80% dei passaggi per il Borussia. Adesso vediamo il Napoli che tenta subito di rendersi pericoloso ma perde palla. Adesso abbiamo il Napoli che comunque sia un anticipo di Britos, serve Lorenzo Insigne parte per la fascia, perde palla, molte lotte come sempre nel centrocampo per le due squadre che non riescono comunque a sbloccare la partita. Blaszczykowski può tentare il cross, attenzione al centro, nessuna novità, Lewandowski, sempre lui, al 79esimo minuto Robert Lewandowski segna, ma in vantaggio il Borussia Dortmund. Insomma, becca difensiva per il Napoli che non è stata egregia. Il Napoli, minuti finale ragazzi, nessuna novità per adesso, resta così il punteggio, sembra che il Napoli abbia veramente ceduto, prova però nei minuti finali, perde palla, questa qua potrebbe essere l'ultima occasione da gol, l'ultima vera e propria occasione per tentare il pareggio, almeno quello, palla ad Hamsik, vediamo un po' se riuscirà a smuovere questa partita. Higuain che è stato l'acquisto per il Napoli principale, che secondo me doveva comunque puntare di più sulla difesa, invece no ragazzi, finisce qua 2-1 per il Borussia Dortmund, vittoria a parer mio meritata, perché comunque ha sfiorato il 3-1, ha sfiorato il 2-1 con Royce, è stata un'azione veramente assurda, poteva mettere un tiro a giro e avrebbe fatto gol. Comunque sì ragazzi, questo video qua è stato un po' strano per me, un po' diverso, perché non ho mai fatto un video del genere, un video telecronaca, sono stato un pochino in imbarazzo, spero che comunque sia il video vi sia piaciuto. E queste qua sono gli highlights, ovvero appunto le azioni salienti del secondo tempo e di tutta la partita. Queste qua sono le statistiche, 12 tiri contro 2, 7 tiri contro 1, quindi secondo me veramente partita meritata per il Borussia Dortmund 2-1.
E magari se... Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. È un po' diverso dal solito, ma spero voi lo apprezziate. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vado a un prossimo video, che chissà, potrà anche non essere di ultimo tempo. Ciao ragazzi, al prossimo video.